Primo giorno in zona bianca, cosa ne pensa? Ne penso che cambia poco o niente, perché qua a Lovigo c'è il coprifuoco perenne anche durante il lockdown, quindi cioè, e il problema è che sono le mascherine all'aperto, cioè questa è una cosa che ritengo assolutamente inutile, visto che si può mangiare nei ristoranti al chiuso e bar si può stare al chiuso, all'aperto uno si da solo deve tenere la mascherina, lo trovo assolutamente assurdo e ridicolo. Ha già dei programmi per l'estate? Devo lavorare quest'estate, quindi probabilmente una vacanzina ad agosto, però o qualche immersione subacquea, però non lo so, vediamo. In generale come pensa che sarà l'estate? Calda, calda, non lo so, non ho più pari idea, anche perché non vivo qua da 2 anni e mezzo, quindi non lo so, dopo 2 anni e mezzo facciamo l'estate qua e vediamo cosa succede. Spero che sia bello, spero, vediamo. Sì, dai, abbastanza, insomma, era ora dopo tanto tempo, un po' di libertà guadagnata. Cambia molto la sua vita? No, diciamo, ho sempre lavorato, ho fatto qualche uscita, però cambia, ecco, sì, si può andare al ristorante, ci si può vedere tra gli amici, sì, cambia, dai, cambia. Come sarà quest'estate, secondo lei? Secondo me sarà come quella dell'anno scorso, uguale identica, cioè saremo tutti liberi, non ci ricorderemo di quello che abbiamo passato, presumo, siamo anche quasi tutti vaccinati, io l'ho fatto ieri, per cui qualcosa deve cambiare, altrimenti... Ha già dei programmi per l'estate? No, non ancora. Non ancora, ci sto pensando però, vediamo. Sì, moltissimo, anche se effettivamente io non lo sfrutto tantissimo, perché ho una famiglia numerosa, però sì, siamo contenti insomma. Speriamo anche per il lavoro che ci sia un po' più di movimento. Come pensa che sarà quest'estate? Ci sarà sicuramente tanto movimento, anche perché, ripeto, io anch'io ho un'attività, quindi ce n'è veramente tantissimo bisogno e speriamo che sì, la gente risponda in maniera insomma abbastanza, come si dice, che ci sia una bella risposta a questa cosa, perché abbiamo tanto bisogno di lavorare. Lei cosa farà quest'estate? Ma andrò al mare con la famiglia e abbiamo già fatto diverse chiamate, abbiamo visto che di prenotazioni ce ne sono tantissime, quasi pieno ovunque, quindi vuol dire che la gente ha risposto bene. Ah, guarda, sono appena uscita in bicicletta, quindi sto facendo un giro adesso della città e diciamo che era necessario che arrivasse la zona bianca, perché insomma ormai penso che la gente sia un po' stanca e visto il tempo, il caldo, abbia voglia anche di girare, non avere più orari e insomma così dai, si torna un po' alla vita normale, si spera. Come sarà l'estate secondo lei? Ma spero che insomma sia un'estate dove saremo un po' più liberi, senza troppe restrizioni. Ovviamente magari bisognerà ancora portare la mascherina, credo, però dai, rispetto all'anno scorso insomma speriamo di uscire da questo tunnel. Ha già dei programmi per l'estate? Sì, penso andrò a fare una settimana in Sardegna a luglio, che l'anno scorso purtroppo ho saltato, e quindi intanto speriamo di poter insomma andare lì. Spero migliore, più libertà per i bambini, anche per l'estivo e le piscine, non saprei. Ha già dei programmi? Io sì, portare il bambino in piscina, un po' l'estivo, e più la piscina che me lo chiede da tanto, è in vacanza, non so se vado giù, se si può andare giù, se si può allontanare, diciamo... che io, i parenti giù sono della Basilicata, quindi non vado dall'anno scorso, spero di poter andare senza aver fatto il vaccino. Inoltre è il primo giorno senza coprifuoco, è contenta? Sì, così vado a camminare un po', porto il figlio fuori, sì. Cambierà molto per lei? È uguale, tanto con la mascherina, se fanno togliere la mascherina sarebbe meglio, perché faccio fatica a respirare. Perché sono contento, perché comunque è stato un anno e mezzo in generale difficile e penso che sia l'ora di tornare a vivere con le dovute cautele. Mi sembra giusto che riprenda l'economia, insomma, e tutto quello che ci sta dietro. Come prevede che sarà l'estate? Io sono ottimista, però non dipende da me, dipende da tante altre cose. Ha già dei programmi? Non ancora, perché purtroppo è un mondo in cui siamo qua ad improvvisare e non conosciamo il nostro futuro. È stato tolto anche il coprifuoco, è contento? Sicuramente, una bella cosa. Cambierà molto per lei?
Ma si continua a lavorare, si continua a vivere, però almeno se uno ha un po' di vita sociale si torna insomma alla normalità. Grazie. Grazie a voi.